Corriere della Sera ha commissionato alla società Ipsos, quella di Nando Pagnoncelli, due sondaggi. Il primo, scenario politico di fine anno, ed il secondo, scenario economico e sociale di fine anno. Ebbene, ognuno dei due merita una trattazione particolare, per cui farò due video distinti. Parto dal primo. Allora, va immediatamente precisato che non si tratta del classico sondaggio sulle intenzioni di voto degli italiani, ossia sulle ipotetiche percentuali di consenso attribuiti ai vari partiti. Bensì vengono fornite le previsioni sulla distribuzione dei seggi, ipotizzando appunto tre scenari differenti. Al momento, ecco, limitiamoci alle previsioni sulla Camera dei Deputati, ma vi posso già anticipare che quelle sul Senato differiscono veramente di poco, assolutamente in maniera non significativa. E ricordo che, appunto, dopo la riforma praticamente votata da tutti i partiti, alle prossime elezioni alla Camera verranno eletti 400 parlamentari. Partiamo dal primo scenario. Legge elettorale Rosatellum e presenza della coalizione di centrodestra e della coalizione di centrosinistra. In pratica, così tanto per capirci, si ipotizza che si presentino da una parte la tradizionale coalizione di centrodestra formata da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Dall'altra una coalizione di centrosinistra formata da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana ed Articolo 1. In uno scenario simile, diciamo, al centrodestra andrebbero 211 deputati e al centrosinistra 169. Una differenza senza dubbio molto rilevante. Di fatto la coalizione di centrodestra avrebbe la maggioranza assoluta, il 52,75% dei parlamentari. I restanti 20 deputati sarebbero divisi in questo modo. 10, diciamo, deputati ad una lista unica, chiamiamola così, formata da Azione e più Europa. In pratica, tanto per capirci, Calenda più la Bonino. 8 deputati, anche qua, chiamiamola una lista unica, formata da Italia Viva, Coraggio Italia e Noi con l'Italia. E allora, vabbè, Italia Viva la conosciamo, insomma, è il partito di Renzi. Ma ci scommetto che la maggior parte di voi in questo momento mi sta chiedendo: ma chi o cosa sono Coraggio Italia e Noi con l'Italia? E allora soddisfo immediatamente la vostra curiosità, che era anche la mia. Allora, Coraggio Italia è il partito di Totti e Brugnaro, mentre Noi con l'Italia è il partito di Maurizio Lupi. Ebbene, Pagnoncelli mette questi tre partiti in una lista unica. Beh, quanto ne sapevo io, Italia Viva, diciamo che gravitava nel centro-sinistra, mentre i partiti di Toti e Lupi gravitavano nel centro-destra. Comunque, insomma, in una simile ipotesi conterebbero poco, non sarebbero decisivi per determinare una maggioranza parlamentare, quindi. Infine, ecco, mancano ancora due ultimi deputati che andrebbero ad altre liste. Secondo scenario, legge elettorale Rosatellum, con tre coalizioni. Una coalizione formata da Lega e Fratelli d'Italia, la coalizione di centro-sinistra, giallo-rossa, chiamiamola come che avevamo già visto in precedenza, cioè quella formata da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana e Articolo 1, e un'ipotetica terza coalizione, la chiamiamo la coalizione di centro,
formata da Forza Italia, Azione più Europa, Italia Viva, Coraggio Italia, Noi con l'Italia. In pratica, insomma, Forza Italia che esce dalla coalizione di centrodestra per formare, assieme appunto agli altri partiti, una coalizione di centro. In un caso del genere, alla, chiamiamola, coalizione a due del centrodestra andrebbero 181 seggi, a quella giallorossa 182 seggi e a quella di centro 35 seggi, al solito due seggi agli altri partiti. In pratica, in questo caso, appunto, nessuna delle due principali coalizioni avrebbe la maggioranza assoluta, quindi i voti della coalizione di centrodestra, di centro, scusate, la coalizione di centro, diventerebbero decisivi per formare una maggioranza. Terzo scenario, sempre legge elettorale Rosatellum, con la coalizione di centro-sinistra allargata. Quindi la classica coalizione di centrodestra formata da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, mentre la coalizione di centrosinistra, oltre ai soliti partiti già menzionati, andrebbero in questa coalizione anche Azione più Europa, Verdi, gruppuscoli, insomma, della vari della sinistra. In questo caso alla lista di centrodestra andrebbero 200 seggi. A quella, diciamo, allargata di centro-sinistra 190 seggi, e quindi diventerebbero in questo caso praticamente decisivi gli otto deputati che si dividono Italia Viva, Coraggio Italia e Noi con l'Italia, oltre naturalmente a quei sempre due seggi che vengono attribuiti ad altri partiti. Allora, siamo arrivati alla conclusione. Qualche breve commento ovviamente da parte mia. Allora, Pagnoncelli, facendo un sondaggio sulla distribuzione dei seggi, ovviamente non fornisce dati sull'astensione, che tuttavia dovrebbe essere altissima. E da cosa traggo questa impressione? Beh, da un dato che viene fornito dalla Ipsos, ossia dalla società che ha prodotto il sondaggio. Ci dice la Ipsos, infatti, che coloro che hanno risposto al sondaggio sono state 31.400 persone. Ma le persone che si sono rifiutate di rispondere al sondaggio sono state ben 130.900, ossia quattro volte tanto. In pratica, diciamo, ogni 5 persone interpellate, una ha risposto e quattro si sono rifiutate di rispondere. È chiaro che non tutte queste persone poi non andranno a votare, però insomma è presumibile desumere da un dato appunto come quello che ho appena reso noto che l'astensione sarà molto alta. Un altro aspetto che sotto certi punti di vista mi stupisce è che vengano ignorate forze politiche che si sono dimostrate le sole a lottare strenuamente contro le assurde politiche segregazioniste adottate dall'attuale governo. E mi riferisco ad esempio ad Italexit, la formazione politica promossa dal senatore Paragone. Io questo lo trovo abbastanza strano perché, come vedremo nel prossimo video, quello che appunto riguarderà lo scenario economico e sociale di fine anno, vedremo che una gran fetta del paese è contraria al Super Green Pass e queste persone certamente cercheranno così una forza politica che li rappresenti.